la trasformazione, che il cambiamento venga dal basso, debba venire dal basso. Sono molto preoccupato che molti italiani e anche gente al sud voda personaggi come Salvini che parlano con l'odio nel cuore. Quando va a dire quella semplice frase che è veramente da arrestarlo, che dice cerca di farsi forte con l'Europa dicendo che eventualmente li porta in Libia. Cioè in Libia è come dire ad Auschwitz. Cioè, una cosa di questo genere, già solo per questo deve andare via. Tanti ragazzi eritrei per paura di essere separati dai loro amici dicono che sono adulti, ma sono minorenni e ancora sono sulla nave. E questa è una cosa di cui sono sicuro. Quindi date la possibilità a queste persone a parlare. Fino ad oggi non è arrivato un mediatore lì. Sono arrivato per due volte, ho dato la mia disponibilità per due volte, per parlamentare, per associazione, e mi hanno negato a salire. Fino ad oggi questi ragazzi non sanno cosa sta succedendo. Almeno hanno il diritto di sapere la loro situazione. Si tratta di 150 persone tenute letteralmente in ostaggio. Noi e non solo noi, vari gruppi legali, di associazioni, di avvocati ci stiamo muovendo cercando di percorrere tutte le vie legali e denunciare tutti gli abusi che in questo momento si stanno consumando a bordo della nave. Il messaggio che dobbiamo dare da questa piazza antifascista e antirazzista è che noi vogliamo restare umani, noi restiamo umani!